Cominciamo con Amici per caso. Chiara Nicoletti, che film è? Allora, è una commedia che io devo dire era un po' che mi lasciava scettica sulla carta, e invece mi ha molto divertito. La storia di due ragazzi profondamente diversi all'apparenza, ma per poi per una casualità si ritrovano a condividere la stessa casa. Uno dovrebbe essere teoricamente omofobo, ma solo forse un po' ignorante, l'altro gay che si è appena lasciato con il compagno, si ritrovano, diventano amici, ben recitato, divertente, piacevole, forse non troppo per la sala, specialmente in questo periodo, però ci si diverte. Carlo Griseri? Carlo. Sì, è una commedia godibile, devo dire. Anch'io pensavo, avevo premesse peggiori. È un film, un cinema medio che manca un po' nella sala, soprattutto manca poi nei risultati a botteghino. Anch'io credo che non potrà fare grandi risultati in questo periodo, ma sarà probabilmente riscoperto poi quando arriverà su piattaforma. È una commedia che strizza un po' l'occhio al politicamente corretto, strizza un po' l'occhio a chi magari non ne può più invece del politicamente corretto. Gli attori sono in parte, una serata piacevole garantita. Francesco Puma. Sì, è una commedia che guardo un po' come modello alle commedie americane, tipo Il matrimonio del mio migliore amico. Ecco, Filippo Tirabassi, che si è appena visto nella clip, per esempio, mi ha ricordato un po' il Matthew Broderick degli anni Ottanta. Infatti il film nel complesso comunque è molto ben recitato, solo che io nella sceneggiatura, nel concatenarsi degli eventi, l'ho trovato, ecco, un po' prevedibile, anche se poi alla fine godibile. Godibile, sentiamo il pubblico, uscita sala. Ecco. Ti vuoi sposare? No. Quando gioca la Roma io posso pure morire. Amici per caso, una bellissima commedia. Gli attori sono stati molto bravi, è un film che consiglierei. Sì, anche a me questo film è piaciuto, una commedia, diciamo. Piacere Romero. Io sono romanista così. Io sono romanista così. Forse è un po' quanto. E tu ti sei messo un omofobo in casa? Dovrebbe sbroccarti. Magari te mena pure. E che mi ha fatto vedere quanto sei uomo? Che tu fai, dove no? Che mi hai fatto? Perché sono nudo? Che ci faccio? Oh, è un brutto momento. Un pochino, sì, è un po' particolare. Che è successo? È l'uomo della Lolli. Secondo me tu sei un po' grezzo. Un coatto senza speranza. Una bestia. Un troglodita. Oh! Ti vedo in forma. Anche tu sei bellissima. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte.